Saluto una serie di amici e persone che ci hanno raggiunto, come il dottor Pasquale Simonelli, storico presidente dell'Associazione Storica del Premio Notturno, gli amici di Cuore Sannita, l'avvocato Barbieri e il dottor D'Abraccio, Santino Martinelli, leader e in qualche modo proseguitore del lavoro avviato con Lucia Spuncio con il gruppo di Braccia Sannita, che continuano a sfornare risultati importanti sulle attività di questo territorio. Quindi sono lieto di vedervi e do adesso la parola a Giuseppe Pinaretta dell'Università della Campania di Giovanni Vitelli, che ci parlerà della viabilità e dinamica di popolamento in area Matesina. Professoressa Renda è docente di demografia antica all'Università della Campania e naturalmente ha proprio lo sguardo sul territorio che è in una zona a me molto cara, perché ricordo che le ricerche insieme alla mia cara amica Giovanna Cera abbiamo lavorato in un'attività di temporelle e il nostro articolo è uscito nella parte tematica di demografia antica. Vi ringrazio anche per aver rivisto tutta una serie di amici, Giorgio Cavagliamonte che non vedevo da tempo, Giorgio Casoricelli, ho conosciuto persone che ho sentito solo per telefono, la collega che mi ha preceduto, e quindi mi fa veramente piacere, guardando poi evitando, cercando di evitare ovviamente di sovrappormi a chi mi ha preceduto, ma anche a chi veniva dopo, ha cercato in qualche modo di focalizzarsi su quelle che sono le dinamiche di popolamento. Avendo a disposizione solo 20 minuti, ovviamente ho dovuto necessariamente scegliere delle finestre cronologiche da considerare proprio per valutare insieme a voi sia una serie di elementi desunti dalle ultime ricerche in zona e sia per future prospettive di ricerca. Quindi mi farà molto piacere magari riprendere alcuni di questi argomenti nella tavola rotonda a conclusione di questo convegno. E devo dire che scriverò mano a mano, quando sono le, non so perché, le diapositive. Quindi, allora, volevo soffermarmi un attimo sulla prima, perché io proprio questa lettura, questo sarà meravigliosa, veduta di Acker relativa all'area remanese, che è un territorio che sta, adesso viene ad essere riscoperto, ben noto anche a artisti, a coloro che svolgevano il Grand Tour in Italia meridionale e che spesso si soffermano, arrivano proprio in area manesina per solidificare da quelle che sono le bellezze, soprattutto ambientali, culturali, naturalistiche dell'area. E qui il dipinto di Acker dà conto di questo interesse, se così possiamo dire. Qui permettetemi solo un appunto, perché noi dobbiamo invitare anche Stefania Piccinini ad essere qui con noi oggi e voglio ricordare la carta archeologica di ricerca in Campania, nella quale compaiono lavori non solo miei ma di tanti colleghi, compresa nella carta tematica di topografia antica, che ho visto tra l'altro articoli anche di Gianluca Soricelli, Gianluca Tagliamonte. È una rivista che mette, diciamo che cerca di portare avanti una tradizione che è quella dell'archeologia e della topografia antica, anche in aree remote. E qui devo ringraziare Stefania Piccinini pubblicamente proprio per aver dato a lei, a me, a Giovanna Cera, a Dario Castri, che iniziavamo proprio le prime ricerche topografiche in zona, l'idea di interessarci dell'Alto Casertano e del Benedettano, che era ormai archeologico rispetto ad altre zone della campagna circolare, permettetemi questo termine dal punto di vista anche scientifico, e poi è venuto fuori una meravigliosa collana che si è pubblicata tante cose, ad esempio gli attrezzi litici di guardia San Francisco sono tutti pubblicati delle nostre collane, della nostra collana. Siamo arrivati al 12° volume e ovviamente all'interno sono condensati quindi sono tutti i nostri lavori sul campo e in laboratorio. È una cosa che mi fa piacere sottolineare, noi abbiamo sempre utilizzato sin dalle prime ricerche in Basilicata un sistema informativo territoriale creato ad hoc e attraverso questo abbiamo non solo catalogato, quindi censito tutto quello che emergeva sul campo, ma anche analizzato attraverso i sistemi GIS. E mi fa molto piacere oggi qui presentare questo che sarà messo, diciamo, a disposizione nei prossimi mesi, il web GIS desunto proprio da questo lavoro 25ennale di sistemi informativi territoriali, perché ci siamo resi conto proprio la collana
studiosi locali o comunque degli appassionati, ma anche proprio del mondo accademico. E allora abbiamo pensato che, ovviamente con la connivenza degli altri ricercatori, di mettere a disposizione dei ricercatori, quindi del mondo accademico, ma non solo, delle sovrintendenze, degli enti locali, tutto quello che è stato pubblicato in questi 20, più di 20 anni di ricerca sul territorio e anche sull'area medesina. Qui una veloce panoramica, questi colorati in verde e in arancione sono i comuni di cui ci siamo occupati tra ricerche delle proprie tesi e tesi di laurea e nel riquadro i comuni dell'area medesina e i volumi della carta archeologica e ricerche in Campania che interessano proprio questa zona. Entro nel merito dell'intervento, cercando di contenermi nei 20 minuti e chiedo gentilmente a Federico proprio di darmi i tempi. E ovviamente la collega che mi ha preceduto ha ben sottolineato l'importanza anche della collocazione topografica dell'area medesina, che nella percezione diciamo normale sembra interna, ma in realtà non lo è, perché sappiamo benissimo, lo vedete qui in basso a destra, a cavallo di quella che è la costa adriatica e quella tirrenica, zona naturale di contatto e di comunicazione tra le due rive, a ridosso di una la Piana Campana e quindi ovviamente via di transito preferenziale per la presenza di corsi d'acqua di notevole importanza, in primis appunto il Volturno che è stato così ben sottolineato da professoressa Minelli. E qui mi ricollego, ho cercato come vi dicevo di recuperare tre finestre cronologiche in un intervento che può essere ovviamente trasversale a tutti quanti. Comincio dalla preistoria e per fortuna ne parlavamo prima. Non mi sono sovrapposta, qui presento qualche risultato delle ultime ricerche, quelle pubblicate in un volume del 2020, le carte archeologiche di San Lorenzello e Guardia San Framondi, con un piccolo affondo sul territorio di Cerreto San Vita, ma qui stanno continuando le ricerche, e un volume che uscì in piena pandemia, non so neanche come abbiamo fatto all'epoca nel 2020 a farlo uscire, e quindi avuto ancora meno risonanza rispetto agli altri e mi concentro in particolare su un periodo, poi casomai nella tavola rotonda mi fa molto piacere parlarne proprio con la professoressa Minelli sull'Eneolitico, che è un periodo che davvero sta dando notevoli risultati. È vero, si tratta di indagini di superficie e quindi ovviamente ciascuna di queste indagini meriterebbe degli approfondimenti, però è davvero molto interessante. Qui siamo nel comune di San Lorenzello, in un'area di dosso della valle del torrente di Terra, che poi riprenderò anche in altre fasi, è un punto molto interessante, un punto geografico molto interessante per l'area del Matese orientale in questo caso, con alcuni elementi abbastanza cospicui relativi a un piccolo, chiamiamolo insediamento, presente a ridosso di questa valle. E tra l'altro questa in realtà è una primizia, frammenti sempre del Neolitico sono segnalati in una area lontana, così possiamo dire, alle spalle del comune dei comuni di Cerreto e Guardia San Framondi e fino ad arrivare all'area di Morcone, in quest'area di coste chiavarine, a ridosso sempre di un progetto con alle pendici un corso d'acqua. E tutti elementi che vanno, e qui mi ricollego, la collega ha parlato, ha fatto una panoramica e ha parlato anche dell'area polisana, io mi concentro un po' più su quella che è il versante campano. E le frecce che vedete sono tutti dei elementi, degli insediamenti, delle politiche che tra riferimenti sporadici e qualche elemento, anche se in questa zona ce ne sono veramente pochi, gli scavi stratigrafici in questo senso, sono stati segnalati per interamente la valle del Volturno e lungo la valle del Tarone. E noterete, ha parlato prima la collega dell'insediamento di Monte Grande di Tagliasso, al quale si affiancano i ritrovamenti di Trebola, ma non solo, le altre sull'area di Armignano. E poi interessantissimo l'interesse di questo periodo per le aree montane, per i valichi montani, che si evince anzitutto proprio da questi due elementi che vi ho fatto vedere nel comune di San Lorenzello e Cerreto San Vita, che è un'area montana per le pendici orientali del Matese, e poi soprattutto nell'insediamento dei piani di Prata a Frasso Telesino, tra Frasso Telesino e Calcolano, che è un elemento, sono delle
transumanza prendevano piede. Quindi l'attenzione, la collocazione in questi spazi di contatto tra le alture, tra le aree di transumanza di pastorizia e invece quella che poi sono le vallate fluviali, diventa un elemento importante. Adesso questo è un quadro generale proprio di tutta la media valle del Rutore, vedete di quanto in tutta la preistoria, attraverso le ricerche non solo mie ma anche dei colleghi che mi hanno preceduto, comincia a emergere. Ci spostiamo adesso in un'altra finestra temporale, l'epoca sannitica, che credo per questo territorio sia forse noto comunque insieme all'epoca medievale quella che ha avuto più risonanza soprattutto negli ultimi tempi. Ovviamente qui parliamo di aree Matesina, qui in nero sono segnati i centri che poi l'epoca romana amministreranno l'area perché cui nomi compaiono nelle fonti letterarie ma anche in riferimento all'età preromana. E qui vedete ho segnato in bianco quelli che sono tutti i luoghi curati, siti fortificati con strutture in opera poligonale di epoca sannitica che per questo periodo sono forse l'elemento più vistoso e che devono in qualche modo a portare la lettura anche di popolamento di quest'area sempre sul fronte militare fondamentalmente, no? Ed è anche vero che la preoccupazione dei luoghi di natura era strettamente funzionale al controllo del territorio, ma qui questo sta emergendo soprattutto da ultime ricerche, non solo mie, come dicevo, spesso questi insediamenti sono occupati già in epoca precedente, in questo caso in funzione proprio dell'utilizzo delle risorse, che sono quelle di allevamento, sono le risorse boschive. Qui qualche muratura poligonale tra le più belle, che si trovano sia sul versante settentrionale che su quello meridionale del Matese, e accanto stanno poi emergendo i luoghi di culto, quindi si aprono altre finestre per leggere in maniera più composita, più complessa quello che è il popolamento di epoca sannitica. E non mi dilungo sui luoghi di culto, anche perché qui il professor Gianluca Dallemonte, la dottoressa Nadari hanno fatto tanti affondi in questo senso, soprattutto Gianluca Dallemonte, proprio sulla lettura dei luoghi di culto e in particolare proprio della mia campana. Però volevo sottolineare appunto almeno anche la quantità di dati che cominciano ad emergere in relazione a quelle che sono appunto delle letture un pochino più composite. Faccio un piccolo affondo sui luoghi di lettura, recuperando anche in questo caso alcune informazioni pubblicate nell'ultimo volume della carta archeologica del 2020 legata a quest'area. Siamo nell'area di San Lorenzello, quindi centri fortificati di area Teresina, quindi davvero molto grandi, in particolare qui ho recuperato sulla sinistra l'immagine tridimensionale del sito di San Pasquale di Faicchio, alle falde di Monte Monaco, un sito molto ampio, è oltre 60 ettari, ovviamente non tutti abitati. La fortificazione di quelle che sono anche le strade di penetrazione, questa è la valle del Tiberio, ho fatto menzione prima, ovviamente è strettamente connesso poi a un periodo di forte stress come può essere quello dello scontro tra Roma e Sanmiglio, quindi stretta relazione con un altro famoso insediamento, quello di Montepulciano. Ma la cosa interessante, come dicevo, che sta emergendo nelle ricerche è l'occupazione anche di luoghi davvero d'altura, a quote superiori a 1200 metri, qui siamo proprio alle falde, e cioè siamo sulle cime della porzione orientale del massiccio del Matese con alcuni insediamenti, alcuni già segnalati, da Suri Pregressi, che è stato nominato Nicolino Lombardi, Domenico Gagliazza, con Colle da Serie 25, e poi l'ultimo nato tra questi piccoli recinti d'altura il sito di La Pizzuta. Ecco qui le loro collocazioni viste dall'area Telesina, dalla piana Telesina, e ovviamente guardando a queste cime ci renderemo conto anche del perché dell'occupazione di aree, come vi dicevo, a quote abbastanza elevate. Siamo coadiuvati in questa ricerca attualmente da strumenti fino a 20 anni fa impensabili, ad esempio da LIDAR, che fotografando, scansionando il terreno, ci permettono attraverso il microrilievo di recuperare, evidenziare una serie di anomalie che spesso poi sul terreno corrispondono a realtà effettivamente presenti
colle la sella, sicuramente il porta ad un ambito che non è solo quello strettamente connesso allo scontro tra Roma e San Giancarlo alla fine del IV e III secolo a.C., ma può risalire anche prima, e qui probabilmente funziona, come vi dicevo, anche dello sfruttamento delle risorse che siti così elevati danno. Questo è il sito di La Pizzuta, l'ultimo recuperato, con una serie di situazioni e di materiali di superficie, per cui c'era anche una vernice nera, che ovviamente ridocumentano, se non l'occupazione, almeno la frequentazione, in un momento che va appunto tra la quarta e va spesso fino al secondo secolo avanti Cristo. La presenza di questi piccoli recinti, qui vedete alcune immagini prese proprio dall'alto di queste cime, ovviamente questo è funzionale, non solo al controllo delle aree, delle strette valli locali, ma fungono da punti di appoggio proprio per creare delle relazioni di intervisibilità tra tutti i centri del Medio Volturno. In questo caso abbiamo l'area Telesina, in questo caso delle analisi di visibilità fatte nella Lucid Analysis con i sistemi GIS documentano, vedete, questa è l'area in verde, visibile se si considerano i quattro centri più grandi del territorio tunisino. Ma se noi aggiungiamo a questi centri i piccoli recinti sull'area a est di Monte Monaco che vi ho fatto vedere, che è la piazza in arancio, la visibilità aumenta considerevolmente. E se noi apriamo a largo raggio questo discorso all'interno della Valle del Volturno, qui vedete in rosso tutti i siti che gravano, guarda caso, proprio a ridosso delle linee fluviali, a creare proprio una sorta di controllo serrato. Nelle analisi di visibilità vedete tutto quello che viene nel territorio visibile se si mettono a regime i vari centri fortificati che occupano la zona, e le poche aree in rosso in realtà saranno ben presto anche queste credo colorate. L'ultimo ne parlavo con la collega della sovrintendenza dell'area materese, il territorio di Mantova, l'altro che mi stanno spostando, e quindi ovviamente le ricerche di superficie, le ricognizioni che stiamo conducendo non solo noi ma anche altri colleghi, ovviamente io credo che nei prossimi anni incrementeranno notevolmente la conoscenza anche di questi luoghi. Ovviamente alla collocazione dei centri fortificati sono connesse e connessa la viabilità, che non è solo viabilità di pianura ma anche viabilità montana. In relazione all'area del Matese in particolare, che scorro un po' velocemente, qui uno sguardo ovviamente della viabilità, ne ha parlato tantissimo Gianluca Sonicelli, quel bell'incipit sull'articolo pubblicato proprio nell'Atlante Demanico di Topografia Antica sullo scavo della viabilità, che io ritengo essere una delle novità più importanti dell'archeologia del Matese, anche perché è stato indagato stratigraficamente e quindi ovviamente ci dà l'indicazione di luoghi di culto, di età sanitica, ma quindi un'occupazione dell'età romana a mio avviso è interessantissima, probabilmente in qualità di Saltus, che fa guardando con quanto noi abbiamo rinvenuto sul Taburno, in località Pozzo Taruto, e anche lì in connessione con gli altipiani, e quindi ovviamente a mio avviso veramente è una delle scoperte più interessanti, che si trova diciamo in un'area anche una serie di ossi di percorsi trasversali, perfetto. Qui la bellezza che volevo sottolineare è alcune novità, però legate in particolare alla località e al campo, e siamo sempre spostati verso l'area di Gioia Sanini che fa Icchio, e in questo caso dei piccoli slardi di quella che è diciamo un'area alle pendici settentrionali di Monte Monaco, tra Monte Monaco e Monte Urbano, e qui in un'area molto bella anche dal punto di vista naturalistico e faunistico, la presenza di materiali che riportano ancora una volta ad un ambito di IV-III secolo avanti Cristo. Permetteteci in qualche modo di delineare un'altra area, che è quella segnata in giallo, che attraverso questa località permetteva in qualche modo, anche se come potete notare qui nello studio proprio delle quote e dei percorsi, che è abbastanza disagevole, però permetteva di accorciare le distanze tra la piana di Fano e quella che era l'alta valle del torrente di Terno. Così come, interessantissimi, i reperti dalla Leonessa di Cerreto San Vito, che molti di voi conoscono, soprattutto per la bellezza
della roccia a forma di leone, località già nota per evidenze di epoca preistorica e protostorica, ma che ha dato oggi materiale anche dei Bassanini, sottolineando ancora una volta un percorso montano che, come nel caso di quell'insediamento dell'Eneolitico di cui vi ho parlato, permetteva il collegamento tra l'Alta Valle del Tiberno, nella piana Telesina, e la zona di Montone. E poi qui ne vado a chiudere l'epoca romana. L'epoca romana, questi sono i centri che funzionano nell'età romana, con l'importante inserzione di esempio del colonie latine, e che nei momenti in cui vengono fondate, nel 268 e nel 263 a.C., sicuramente provano curano grandi sommovimenti, all'inserzione di una grande quantità di gente che parla in maniera differente, che ha usi anche se similari ma comunque differenti, deve avere in qualche modo sconvolto gli equilibri dell'area. In epoca romana il popolamento si ristruttura, dalle indagini, anche se solo di superficie, i centri d'altura sembrano perdere importanza a partire dal secondo secolo a.C. Quindi io ritengo che in questo caso la cesura netta di popolamento vada a essere considerata successivamente alla guerra ripatica. E ma i centri si ristrutturano in pianura, Venafro, Poviano, Sepino, famosissima l'esempio di Sepino in questo senso. Più difficoltà abbiamo a leggere queste dinamiche della Lanciano, qua ho riportato proprio un bel articolo della dottoressa Natale sulle indicazioni anche di insediamenti in aree alle pendici delle alture che poi vengono fortificate in epoca sannitica. Vado velocemente a chiudere perché ovviamente in tutte queste modifiche di popolamento si ristruttura la rete di aria. Rete di aria che vede strade di notevole importanza che non funzionano solo a livello locale, ma funzionano anche a livello interregionale. E qui vado a chiudere perché ovviamente in tutta questa rete vanno considerati anche i rapporti con la via Appia, che viene creata già alla fine del IV secolo a.C. e che sicuramente è un forte polo di attrazione, così come lo è il Capua lungo l'Appia. Le strade che da Matese arrivano all'Appia e viceversa sono ben delineate anche dalla presenza dei ponti che si trovano nella zona dell'area del Medio Gruppo in particolare. E poi ovviamente abbiamo la via Latina, sulla quale si struttura il popolamento, ma soprattutto che permette un collegamento diretto dell'area matesina con Roma. Anche in questo caso abbiamo tanti elementi, soprattutto prima di arrivare ad Alife, qualche piccola difficoltà tra Alife e Telesia, ma di questo non voglio parlare perché oggi voglio chiudere con una prospettiva di ricerca. Questa carta che vi presento, insomma, riusciate a leggere dallo schermo, è relativa alle località citate negli indices mondinari. Gli indices mondinari sono delle epigrafi su vario supporto che documentano una serie di località nelle quali si tenevano i mercati periodici. E il più famoso credo sia questo, conservato al Museo Nazionale di Napoli, che riporta, vedete, non località di quest'area, ma otto località. Si discute ancora se in quel momento gli indices mondinari sono databili nell'ambito del primo secolo d.C. E gli studiosi, sono bellissime pagine della Storchi Marini, di Arrodi, tanti autori su questo tipo di documenti veramente molto interessanti per valutare il popolamento ma le dinamiche di spostamenti di commercio nelle aree. E quindi non mi dilungo sulla difficoltà di lettura, però in questo caso è che otto località, probabilmente come suggerisce la Storchi Marini, elencate in base anche a quello che è l'ordine di, diciamo, cronologico durante la settimana di luoghi in cui si tenevano i mercati e la connessione, la stretta connessione con la rete di aria. Qui siamo in uno degli indices in cui vengono indicate quattro località, vedete c'è anche Roma tra queste, nell'ordine geografico in cui compaiono lungo la rete. In questa zona abbiamo uno degli indices, viene proprio dall'area alifana. Questo è il nostro frammento, qui vedete nella pubblicazione di Santa De Grassi, ma lo aveva citato già tutta, storico locale, trovato tra l'altro in un contesto interessantissimo, tra le rovine della chiesa di San Salvatore, quindi anche il Ponte Marese, nel 1750, insieme anche ad una serie di frammenti dei fasti alifani in calendario, quindi sono oggetto
lista che comprende addirittura anche Lucelia, una seconda lista che comprende due località nell'area dell'Esilia, nell'area del Matese, Sepino e Telesia, e il terzo frammento purtroppo è veramente perduto, ma tra l'altro riportava solo due nomi, ha presentato le calife. Ebbene, e qui voglio concludere con questa immagine. L'area Matesina, che come vi dicevo viene percepita da molti come interna, in realtà, come potete notare, sia la relazione alla rete viale, ma sia la relazione ai mercati periodici, è al centro di tutta una serie di contatti, direttrici, che la rendono protagonista dell'economia, almeno di un segmento cronologico, che è la primissima età imperiale, perché molti pensano addirittura che il nostro indice Alifano sia il partito tra i indici estraordinari che oggi abbiamo. Collegamenti, anche in questo caso con la lontana Lucelia. Allora qui sarebbe da fare un affondo su che cosa si vendeva in questi mercati, chi li frequentava, solo mercanti, diciamo, commercio addettato, ma probabilmente anche grandi uomini d'affari che attraverso questi indici si erano informati delle modalità di mercato e commerciavano quelli che sono i prodotti della zona, non solo prodotti agricoli, ma poi tutti quelli dell'arrivamento, da là. Approfitto per salutare altri amici che nel frattempo sono arrivati, il dottor Luigi Di Cosimo, che è una delle glorie di questo territorio spareggiabile, conoscitore delle produzioni ceramiche. Saluto il dottor Enrico Rinaldi, direttore dei beni, direttore del Musei della Regione Molise, che ovviamente è anche uno dei relatori, e appunto prendendo avvio e spunto dalla relazione che si renda, invito a parlare Gianluca Tagliamonte insieme a variamente occasionati che hanno riguardato essenzialmente
ovviamente tutto riguardato le località che qui vedete appunto indicate nella slide, di Monticello, di Monticina, San Gregorio di Matese, il Monte Matese in altri secoli in qualche modo utilizzata da queste ricerche, e appunto ricerche che nel caso di Monticina sono state in qualche modo, come dire, sollecitate anche da occasioni di lavori pubblici, per esempio finalizzati alla realizzazione del parco archeologico di Monticina, e che hanno portato non soltanto, diciamo, a effettuare indagini geofisiche con la collaborazione dell'Università del Molise, ma che si sono poi soprattutto anche, diciamo, indirizzate, siamo nel 2008, indagini geofisiche istituite all'epoca da Luciano Remina e dirette sul versante più tecnico da collega Maurietto, architettura dell'Università del Molise, e che però hanno avuto come anche un gesto preciso di attenzione tutta la vicenda legata al rinvenimento Monticina, anche in rapporto a quella che era l'aspettativa forte della comunità locale di Montecito di avere, diciamo, indietro, di tornare in qualche modo nel corridore, appunto della vicina, che da più di 30 anni è questo parte del museo archeologico nazionale di Napoli. In quel contesto, quindi fa piacere appunto avere incontrato presente il dottor Antonio Costarella, però il suo intro effettuavamo anche un piccolo intervento di saggio di fisica dell'Umberto Fantini, nel quale è ubicato nel momento di circolare del Sicilia. E poi appunto le ricerche su Monticello che hanno fatto nel 2009, che hanno rivelato in diagonia quella che è la continuità nel lungo periodo dell'occupazione del sito sanitario di Monticello, che questo progetto di un'indicazione da parte di Antonio Natali, proprio quella rivista Orizzonti, che sia un esame tematico spesso ospita contributi scientifici che riguardano questo momento. E poi appunto, da ultimo, cronologicamente, quel progetto di allestimento della sezione Sannitica del Cirano, che oggi visitiamo il Museo Civico Alifano, che nel 2013 portò alla inaugurazione della sezione Gelsi Antichissimo Italia di Sannitica del territorio di Monte Matese, per la quale ancora una volta mi è garantito ricordare il nome di Attilio Costarella, che fu l'anima, il promotore di questa iniziativa, che in qualche modo, insomma, ha segnato un momento importante nel punto della memoria stessa del museo, della sua azione in ambito locale e non solo. Da ultimo, e questo sarà più specificamente il contributo che oggi in qualche modo presenteremo, l'intervento nel 2010 a San Gregorio Matese, intervento sul quale appunto ci soffermeremo per varie ragioni, una delle quali vuol dire anche un po', vuol dire se vogliamo sentimentare, cioè quella di ricordare i 10 anni della sua scomparsa, del marzo del 2013, la bella figura del professor Domenico Rossera, che insomma, in qualche modo ci spinse, insomma, anche a intraprendere questa iniziativa di ricerca archeologica a San Gregorio di Matese, ma anche, facendo riferimento a quanto diceva Giusi, a quanto ho detto anche prima, quindi dico l'esigenza oggi di rendere noto forse quello che è un lavoro che è confinato una serie qui piuttosto specialista, come quella volta la rivista Orizzonti, l'ultimo numero della rivista Orizzonti, forse non è ancora nei risultati conosciuti, quindi oggi in qualche modo abbiamo l'occasione per dare una rapidissima panoramica di quello che è stato l'esito della breve campagna di scavo fatta nel 2010 e che ha restituito un piccolo tratto di quella
tratto della Ledovita Targata, parte di questo anno, se non credo, la cui presenza a San Ledovitese, proprio grazie anche alle testimonianze del professor Mosfera, era nota fin dagli anni 30. Direttamente con la presentazione di questo lavoro dell'Università del Salento del 2010, quando appunto, come ha detto il professor Taglianone, furono rinvenute nove sepolture di inumazione per lo più monosome, ma tra i casi anche multiple, databili dalla fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. in un'area demaniale, come potete vedere dalla foto, da una vegetazione che comunque ha reso difficoltosa anche le operazioni di scavo. Si tratta essenzialmente di nove sepolture entro fossa terranea di forma rettangolare, scavate nel banco di calcare Dolomie, ad una profondità media di 60 cm, in cui vediamo che deposto in posizione supina e presenta un orientamento pressoché costante attorno appunto secondo l'asse est-ovest. La copertura è, quando appunto conservata, era di pietrame e il vasellame di accompagno si distribuisce, come potete vedere nei casi meno conservati, in corrispondenza del fianco destro del punto con la deposizione di bacilli bronzei, proprio in corrispondenza degli archi inferiori, laddove appunto rinvenuti. E le figure invece si rinvengono in posizione d'uso in corrispondenza delle spalle e del torace. E le analisi antropologiche condotte dall'Università di Salento, approfondiremo meglio questo aspetto, e hanno rilevato che appunto l'attribuzione a tombe maschili siano diagnosticate proprio dal rinvenimento di presenza di armi di offesa, quindi punte di lancia, già molto spesso associati a coltello e spiedi. Per queste parrebbe fare eccezione, quindi queste che vi presento sono le tombe maschili, la 6, la tomba 7 e la tomba 8, che hanno appunto questi indicatori, sembra fare eccezione la tomba 1, l'unica presumibilmente femminile, secondo appunto le analisi antropologiche, che reca elementi tipici del rituale maschile di alto rango, e si vengono appunto i due spiedi, la punta di lancia e il coltello e il bacile in volto. E questo, l'occorrenza di tali indicatori non è consueto in questa zona, dal momento che elementi in questo senso sono rivelati dalla vicina necropoli, documentata nella piana di Vanna, lì che è in località Cimitero, oggetto di scavi tra il 2005 e il 2006, e in particolare dalle tombe 39 e 40. Che anch'esse, indagate appunto dal punto di vista antropologico, hanno rivelato la presenza di resti umani, quindi individui, che però recavano come oggetto di corredo la punta di lancia. E queste occorrenze non sono insolite neanche nei vari comparti del, ad esempio, l'area mediterranea, dove sono attestati a Belmonte Piceno o a Monte di Nove, ma ad attestazioni troviamo in area in Otria, Sala Consilina, e in Tamia ad Asco di Sadriano. E quindi nel caso della tomba 1 si potrebbe supporre o la condivisione di valori medici propri delle elite maschili, in qualche modo connessi alla defunta, o a pratiche di dono effettuate da sanguigni o coniugi legati appunto all'inumato. In generale nei corredi si osserva essenzialmente la presenza di
sulla spalla, che essenzialmente, come in altri contesti del vicino, del territorio vicino, quindi ad Ife, il territorio caleno, quello capuano, quello calatino, viene collocato generalmente ad una quota maggiore, quindi viene interpretato da vari autori come connessa al cerimoniale colore del frutto. E ad accompagnarla erano poi anche delle forme ridotte, sempre di impasto, ovvero lette, forma ovoide o troncovoide, con le quattro anse impostate sulla spalla e la scodella dipinta internamente e sull'orlo in rosso che trova specifici confronti nell'areale appunto di Fano e a Creano, però in ambito di abitato. E quindi essenzialmente tra i vasi motori invece che è possibile ricondurre a un ambito a pratiche di tipo simposia spicca lo yokoi in bunchero dal bomba 1, le coppe in bunchero dalla bomba 7, la kids del tipo Flash C dalla bomba 7 ancora e altre forme, coppe, ceramica a decorazione lineare o ad alluminio risparmiata, come pure gli schifoi che presentano una decorazione lanceolata e che attestano, diciamo, sono documentati ovviamente sia in ambito campano che nel Sannio Petro e Frentano. E per quanto riguarda i medagli, vediamo che le figure maggiormente attestate sono quelle a lusanga con appendice desinente a riccio, oppure l'altro tipo rappresentato da la figura ad arco quadrangolare a bozze. E ancora nell'ambito dell'ornamento figurano le bulle, generalmente attribuite a presenti incorrenti infantili, soprattutto nel comparto di Adriatico, particolare ad Alfedena e a Fossa. E ancora dal punto di vista dei bacini, troviamo che i bacini ad oro attesa e a vasca emisferica, così come armi offensive di vario tipo, erano appunto giavellotti, lance, e conoscono un'ampia diffusione sia in ambito campano che in area mediterranea, soprattutto dalla fine del VI e V secolo, gli inizi del V secolo avanti Cristo. E ancora certamente in questo contesto spicca la presenza di spiedi che nel caso della Necropoli di San Gregorio sono attestati in ben 4 tombe su 9, e questo risulta particolarmente significativo se confrontato con il contesto attestato appunto nella Piana di Fana in località Cimitero, dove solo una tomba su 163 ha restituito un set di coltelli e spiedi, ora mostro la tomba in questione, la tomba 10, quindi 5 coltelli e spiedi defunzionalizzati, parrebbe perché paiono come spezzati, in cui appunto si sottolinea il ruolo alla funzione di questo strumentario nella distribuzione, nella cultura del Basso Carnero. È chiaro che la presenza di spiedi, nel caso di San Gregorio, la presenza di spiedi per la postile e i bacini per bollire le carni,
meno di entrambe le tecniche di cottura. E esattamente come si è visto, i coltelli e gli spilli sono presenti anche in tombe femminili, per cui diciamo, il caso della nostra tomba 1 non costituisce una novità se paragonata appunto agli esemplari di Galazzi, di Capua, di Coquenze e andando in aree mediterranee, ma anche Pagano, dove appunto sono presenti effettivamente sia gli spiedi che i coltelli. E, passando ora a considerare l'aspetto più prettamente antropologico, vedremo che molto significativi sono stati i risultati delle analisi condotte sugli esseri umani dal professor Pierfrancesco Pampi e dalla dottoressa Norma Lanoce del laboratorio di antropologia fisica dell'Università del Salento. Qui le analisi hanno individuato un campione costituito da 12 individui, 6 di sesso maschile e 4 di sesso indeterminabili, tra cui 2 immaturi. Uno, si parla di probabile presenza femminile, in quanto il campione sociologico è risultato particolarmente fragile rispetto al resto appunto, del campione esaminato. Tali analisi hanno poi rivelato una eccezionale incidenza di traumi su crani, clavicole e ossa lunghe, in particolare gli omeri, dove nel campione maschile e qui pare siano dovuti a, diciamo, alla penetrazione di alcune armi in ferro e questo è visibile come potete vedere dalle lesioni presenti nella tomba 3, la tomba 7, la tomba 8, la tomba 9 e la tomba 10. E quindi questo è un dato importante perché l'incidenza è piuttosto alta se paragonata ad altri centri cetacei, come la Fedena, dove ad esempio si attesta intorno al 17%, quindi un campione piuttosto stretto, ma come pure a Bazzano, dove appunto l'incidenza dei traumi è pari al 14%, e a Trivento e a Bettorallegno, dove cresce e arriva al 23%. In conclusione, quello che diciamo, ci preme sottolineare è che questo numero di sepolture riportato alla luce nel 2010 rappresenta presumibilmente solo un settore limitato di una pianta dei popoli della quale ci proponiamo di riprendere l'esplorazione archeologica nei prossimi 3 anni. E possa dunque l'itinerario del Sarpennico che collegava la Tramaritana alla piana di Poiano, tale necropoli doveva fare sicuramente riferimento a un centro che basava la sussistenza sull'allevamento, ma anche la sua attività probabilmente connesse a rapine, prelievi, forzosi, pedaggi, connesse al pagamento di un pedaggio, magari legato alle percorrenze che coinvolgevano i due versanti del Malese, quello campano e quello molisano. Il livello esibito dalla necropoli il livello esibito dai correnti funerali della serra, pur estremamente esiguo nel campione, appare superiore per quanto riguarda appunto i correnti. Lato dell'inumato, ma
due, quattro oggetti rispetto appunto al contesto che abbiamo analizzato, che invece si ha a testa di 5, 7 materiali di modello. E quindi la cultura materiale distribuita da San Gregorio Modese mostra affinità con, per quanto riguarda le classi di materiale e i tipi di materiale, con la vicina Nife per quanto riguarda la ceramica, quindi la presenza del zucchero, dell'impasto, della vernice nera, della ceramica di colorazione lineare, mentre la presenza dei, dei metalli sembrerebbe rimandare all'ambito megalitico. E poi concludo dicendo che appunto in ambito maschile appare quindi documentato il ricorso degli autorepresentazione funeraria, oltre a segnalare il ruolo del guerriero mediante appunto l'uso delle armi, che viene esteso nel caso appunto della tomba femminile anche alla tomba 1, e che costituirebbe quindi un elemento di novità riscontrabile anche in altri contesti, come ho detto, animali ma anche italici. Per questo sì. Posso dire una cosa fuori di questo momento? Il dato cultura, il dato nuovo è in sé in qualche modo lo scavo della prova di farci commentare la carica, ma direi che credo più importanti sono i risultati generali di antropologi. Questo perché negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si va affermando, soprattutto da parte di la tendenza quindi a considerare quella la funzione guerriera che noi vediamo nello scavo come una funzione esibita ma non reale. Quindi c'è un discorso complesso, insomma, che non posso veramente diciamo, di percorrere che riguarda poi anche la protezione simbolica che interviene a livello della filologia federale. Però questi dati, nella loro onestà quantitativa, comunque insomma ci indicano che qui la funzione guerriera non è soltanto esibita ma reale, e trova riscontro in una traumatologia diciamo, del campione allenato, che non è riconducibile ai traumi da stress, da lavoro, da famiglia, ma è riconducibile a fatti tecnici. Cioè ci sono le tracce di ossido di ferro, che in qualche modo mi sono proprio queste sono ferite fatte con armi di ferro, con armi difensive. Quindi ecco, diciamo, con questa sua dimensione di potenza, ma di novità, è questo un riferimento specifico alle risultanze delle analisi di antropologia fisica, questo limitato campione di diciamo, San Gregorio acquista un suo spessore e anche in rapporto a quella presumibile funzione che insegnamenti come questi possono in qualche modo funzioni strategiche interne hanno rispetto alla possibile esistenza di forme di economia predatoria senza le quali sarebbe altrimenti difficile spiegare perché si interni, come può essere San Gregorio, come può essere la Catena, abbiano questi termini italiani, se non attraverso altri possibili riferimenti a forme di controllo, di sanzione, di sottovillaggio, di quelle che erano i grandi vie quantitative, diciamo, degli anni di senso ecologico. Controllare questa unità. Dopodiché c'è un altro aspetto che poi è interessante confrontare con lui. Il pensare appunto che in qualche modo l'alto piano del Matese conosca due fasi di controllo diverse, tra l'arcaica e quella diciamo così, il medio tanto pubblicata di capo di campo dove i dati di grafici in qualche modo ci vengono a ritenere che appunto l'alto piano del Matese sia politicamente sotto il controllo diciamo, degli altri viventi.